Ciao ragazzi, allora stamattina sono andata da Lidl a prendere quella lampada lì e c'erano ancora i face cleanser, le spazzoline, quelle in gomma per pulire il viso. Io mi ero detta non la prendo, non la prendo, non mi serve, non la prendo, non mi serve, non la prendo. Effettivamente non mi serviva perché io, come sapete, ho il Clarisonic, però, siccome queste cose ogni tanto escono di nuovo da Lidl, ho pensato di provarla per voi, siccome il costo è davvero bassissimo, di provarla per voi e di farvi una recensione in modo tale che se la prossima volta dovesse uscire, perché credo che sia la prima volta che esce almeno qui in Italia, quindi in modo tale che la prossima volta se dovesse uscire darvi un'informazione in più, insomma, perché al momento quelle che l'hanno presa un po' a scatola chiusa, diciamo. Allora, intanto non è come Clarisonic, questa è la spazzolina, è un'imitazione del Foreo. È totalmente in gomma, la mia è ancora sigillata, non l'ho aperta e quindi la apriamo insieme. Io ho deciso di aprirla intanto insieme a voi, poi di provarla 1 o 2 settimane e fra 1 o 2 settimane di prendere in mano questo video e dirvi insomma cosa ne penso. La apriamo. Intanto così la vediamo. Forbicine. Ecco qua. Allora, come si apre? Ah, va aperto anche sotto, credo. E credo che esca. No, me lo sono sognato. Pensavo che uscisse in questo modo, invece no. Allora, ah, la potevamo vedere. Ecco, questo non lo sapevo. La potevamo vedere perché si apriva. Le spazzoline erano due, questa viola e una azzurra. Questa viola è per pelli normali e sensibili. Quella verde credo che sia per pelli secche. Io ho preso quella per pelli normali e sensibili perché la mia pelle è normale e quindi ho preso questa. Sinceramente non so quale sia la differenza. Non so se sono diverse le testine, sinceramente, boh, non ve lo so dire. Allora, questo macchinario, a differenza del Clarisonic, fa anche un massaggio. Quindi voi praticamente fate la pulizia del viso e poi con la parte massaggiante, volendo, ci potete applicare anche la crema viso. E questa cosa secondo me è interessante perché Clarisonic non lo fa. Allora, intanto vediamo di aprire, vediamo com'è all'interno. Allora, all'interno si presenta così: c'è il foglietto, il libricino, insomma, illustrativo con le istruzioni. E poi c'è la nostra bella spazzolina in gomma e il caricabatterie che è USB, vedete? Quindi questo lo potete utilizzare anche per il telefono, perché il caricabatterie è USB. Allora, questo aggeggino, oh, c'è anche la pochettina per metterlo, se dovete portarlo in viaggio c'è anche la pochettina. Allora, intanto è leggerissimo, davvero leggerissimo, è piccolissimo, guardate, questa è la mia mano e questo è il cleanser. E è waterproof, anche se alla fine c'è un'apertura molto grande qua sotto, però indicativamente è waterproof. Allora, spazzola elettrica per pulizia del viso. Vi leggo quello che c'è scritto qua dietro. Rende la pelle più morbida e giovane. Morbide applicazioni arrotondate in silicone per una pulizia rivitalizzante e approfondita. Parte posteriore, quella dietro, ha delle righette. Parte posteriore massaggiante per un effetto anti-età, 6 livelli di vibrazione per la pulizia e 3 livelli di vibrazione massaggiante, utilizzabile anche sotto la doccia, come vi dicevo. Design maneggevole, ideale anche in viaggio, accessori, custodia cavo USB, cavo di ricarica. E niente, ora vediamo. Ah, è completamente scarica, quindi non ve la posso far vedere in azione. Allora, qua ci sono praticamente sono dei pallini in gomma. Questa parte qua li ha più grandi, questa parte li ha più piccolini. E qui dietro c'è la parte massaggiante, eccetera. Cioè, eccetera, e basta. Io questa intanto lo spacchettamento è questo, vi ho fatto vedere quello che c'è all'interno della scatola, vi ripeto, io comincerò a testarlo, userò soltanto questo al momento senza usare il Clarisonic, utilizzerò soltanto questo e vedremo come si comporta. Vi dirò come deterge, come massaggia, eccetera, eccetera, e come insomma cosa ne penso. Io l'avrei preferito rosa. Ovviamente, però vabbè, insomma, quello verde era più carino esteticamente, però vabbè, era uguale, solo che era verde. Verde acqua era molto carino il colore. E niente, allora ci vediamo fra 1 o 2 settimane, così vi saprò dire meglio, spero, come si comporta questo cosino da Lidl. Ah, se non ve l'ho detto, costa soltanto 19,99 euro, quindi ragazzi è pochissimo. Il Clarisonic costa 149 euro, il Foreo una
valanga di soldi, quindi insomma vediamo come si comporta, perché se ne vale davvero la pena, 19,99 euro, io ve lo straconsiglierei, ecco, se ne valesse veramente la pena io ve lo straconsiglierei. Quindi ci rivediamo tra qualche settimana, ciao ragazze. Allora, eccomi tornata finalmente con la recensione del, del face cleanser di Lidl, ma ve l'ho già detto nell'anteprima solo che è passato tantissimo tempo e quindi come se praticamente non vi avessi detto niente. Allora, io l'ho provato per un bel po' di tempo, non ho fatto la review prima perché c'è stato un piccolo problema. Quando sono andata a metterlo in carica non si caricava mai, non si accendeva mai, non faceva praticamente niente, non si illuminava, perché praticamente quando lo caricate si dovrebbe illuminare la barra qui sotto, questa praticamente, che si accende anche quando lo utilizzate, non si accendeva. E quindi sono andata da Lidl, che ovviamente, cioè tipo il giorno prima ne aveva un centinaio, il giorno dopo quando sono andata a cambiarlo non ne aveva più, li avevano ritirati. Quindi ho chiamato l'assistenza e, cioè udite udite, l'assistenza praticamente, Minù, ferma, l'assistenza praticamente me l'ha rimandato. Io ho ancora quello vecchio, quello rotto insomma, perché non hanno voluto nemmeno né vederlo né riaverlo indietro, insomma me l'hanno rimandato nuovo, mi hanno solo chiesto che modello avessi preso tra questo e l'altro e me l'hanno rimandato a spese, con spese gratuite, insomma me l'hanno inviato a casa con corriere gratuitamente, quindi top l'assistenza clienti di queste cose, insomma del Lidl. Non vi preoccupate se vi si rompe qualcosa o se arrivate a casa non funziona e a Lidl non c'è più, perché vi ripeto, l'assistenza clienti è veramente supersonica. A prescindere dall'assistenza clienti, che ci interessa fino ad un certo punto, volevo appunto parlarvi di questo cosino che io ho utilizzato parecchio, perché saranno quasi 2 mesi, non mi ricordo quando è uscito, tantissimo tempo, comunque lo sto utilizzando da tantissimo. Mi piace, allora io ho anche il Clarisonic, lo sapete, che è una spazzolina che vibra con le setole, però questo è in gomma, è tipo il Foreo o Foreo, che dir si voglia, mi sembra Foreo. E questo alla fine devo dire che mi è piaciuto, costa 19,90 euro, il Clarisonic 149 se non erro, il Mia 2 che ho io, quindi la differenza di prezzo è decisamente notevole. Io vi dico la verità, se non potete comprarvi il Clarisonic, lo capisco, io l'ho preso con il 20% di sconto, si riesce a prendere sempre scontato insomma bene o male, però se non avete i soldi per comprarvi il Clarisonic, io vi assicuro che questo è un ottimo sostituto, perché quando andate a pulire la pelle ve la lascia liscia, ve la lascia bella compatta, ve la pulisce a fondo, insomma alla fine mi è piaciuto. Fa meno schiuma rispetto al Clarisonic, perché il Clarisonic avendo le setole, questo qui invece avendo la gomma, riesce a fare un pochino più di schiuma, ma non è la schiuma poi alla fine che vi pulisce il viso, è il meccanismo e comunque sono le spazzoline. Quindi allora, rispetto al Clarisonic, io trovavo la pelle molto più liscia al tatto dopo aver utilizzato questo. Sicuramente è la gomma, insomma, la differenza tra la gomma e le setoline in sintetiche. E, all'inizio, devo essere sincera, mi dava un po' fastidio perché vibra tantissimo. E poi, siccome anche il Clarisonic vibra, ma sono le setole che sono a contatto con la pelle. Questo, essendo direttamente a contatto con la gommina, cioè se premete troppo, vi vibra anche il cervello, e quindi all'inizio, soprattutto quando lo usavo sulla fronte, mi dava fastidio perché mi sentivo vibrare, cioè mi sentivo sballonzolare il cervello in testa e mi sentivo strana e semplicemente, cioè, facevo troppa pressione. Ecco, basta usarlo con delicatezza. In che modo lo utilizzo io? Io praticamente uso i primi 2 tempi, sono 4 tempi come il Clarisonic. I primi 2 tempi io li uso contemporaneamente da questa parte, praticamente io faccio questo movimento, vado di qua, di là, torno indietro, uso, cioè faccio questa zona contemporaneamente, non faccio una zona e poi l'altra, perché non mi piace usarlo in modo rotatorio, mi piace di più utilizzarlo in questo senso, e quindi praticamente uso i primi 2 tempi per fare questa parte, poi un tempo per fare i lati del naso e la punta e l'altro tempo per fare questo movimento sulla fronte. Non vado mai a ruotare perché non mi piace il non mi piace come rotazione, insomma mi piace di più trascinarlo, ripeto, delicatamente, non serve pigiare perché vi sentite vibrare tutte, se pigiate troppo dove ci sono le ossa vi sentite vibrare tutta la faccia e dà fastidissimo, invece se lo utilizzate in modo delicato
non dà per niente fastidio e mi piace come pulisce la pelle, perché vi ripeto, ve la pulisce a fondo e poi ve la lascia super super liscia, compatta. Mi è piaciuto un sacco. Se non avessi avuto già il Clarisonic, sinceramente non avrei sentito la necessità di comprarlo, avrei utilizzato questo. Allora, è completamente waterproof, anche se qui sotto c'è il gancettino della ricarica, ma è completamente waterproof, quindi lo potete mettere in acqua, sciacquare tranquillamente. Vi dico che è un sacco che lo sto utilizzando, non l'ho ancora ricaricato e non l'ho mai caricato da quando l'ho comprato, quindi non si è ancora scaricato, quindi credo che la carica durerà in eterno. Lo utilizzo con il mio solito detergente in gel di Biofficina Toscana, lo bagno un pochino, mi bagno la faccia, spruzzo, do una spruzzatina di gel e comincio a passarlo. Qua dietro c'è anche la, non so se lo vedete, c'è la parte massaggiante, potete utilizzarla per massaggiare il viso o per aiutare la crema a penetrare più a fondo. A me non piace, non l'ho mai utilizzata, questa parte qui proprio non mi piace perché comunque è troppo dura, la sento troppo dura per la mia pelle, insomma. Non mi piace, utilizzo soltanto questa parte, cioè questa, lascia il tempo che trova per i miei gusti. Questa parte invece è davvero ottima e io ve la consiglio, cioè vi consiglio questa spazzolina perché davvero vi assicuro che è un'ottima alternativa. È molto... Minù, amore, mi sta distruggendo tutto. Minù, vieni amore, basta, non ci rompe quello lì. È molto più comodo da portare in viaggio perché guardate quanto è piccolo, cioè questa è la mia mano e questo è il face cleanser, è piccolissimo, voglio dire, in valigia ve lo portate e sta senza problemi. Minù ha deciso che vuole rompere tutto e quindi niente, è compatto, è molto economico, è efficace e a me è veramente piaciuto. Io non so se ancora l'hanno rimesso, però avevo sentito dire che in questi giorni si trovava ancora da Lidl e quindi andateci a dare un'occhiata, insomma non si sa mai. Per il prezzo che ha, io davvero davvero ve lo consiglio, se non avete il Clarisonic compratelo, se avete il Clarisonic non vi serve a niente. Io l'ho preso solo per avere una comparazione, per farvi insomma una review, però se avete il Clarisonic non vi serve questo. È semplicemente un pochino più comodo, un pochino più compatto da portarsi in giro, ma cioè vi ripeto, ha la stessa funzione, ha la pulizia, fa una pulizia profonda, sia questo che il Clarisonic fanno la stessa, insomma, la stessa pulizia, e quindi se avete quello non vi serve, ma se non lo avete questo è davvero un'ottima alternativa economica al Clarisonic. Se avete qualche altra domanda, magari qualcosa che non vi ho detto, fatemela qui sotto. Spero che questa review vi sia stata utile, fatemi sapere insomma se magari avete visto qualche altro oggetto che volete che io vi recensisca. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora, ho fatto un haul da Ikea, sono andata perché volevo comprare una cosa che poi alla fine non ho preso e vabbè, e visto che c'ero, insomma, ero lì, perché non comprare altro. Quindi, le cose che riesco ad individuare dal scontrino ve lo dico quanto costano, le altre a caso, va bene? Allora, intanto ho comprato, allora c'era andata per quella cosa che non ho preso e per i bicchieri, perché si erano rotti tutti i bicchieri della cucina, ho preso questi qui grandissimi, sono...